Mi sentite, giusto? Mi sentite in maniera Sì. dignitosa? Perfetto. Assolutamente sì. Ok, Ok. adesso ti si sente decisamente meglio. Perfetto, dai, forse non voglio parlare, però evitiamo. Allora. Poi nel caso appunto ricordati di cancellare ciò che è appena successo, signori, è il bello della diretta, potete accettarlo. Sì, Siamo degli infatti. incompetenti totali, facciamo schifo. Non è che siamo Concordo. incompetenti, non è che siamo incompetenti, è che io No, no, è ho. perché ci sono io come ospite, tranquilli, No, tranquilli. vabbè, non sei tu che porti tasto, tizio, non ti preoccupare, sono io che ho la connessione che va uno schifo. Io proporrei di picchiare tutti insieme il signor Maumiel. Venite, Maumiel. arrivato. Maumiel, non Maumiel. Ma tu non lo conosci il Entra meme? Maumiel. Ma tu non lo conosci il meme, tizio? Ah, ma sei tu? Certo, Sei tu persone. Maumiel? Allora ti spiego, te lo Madò! spiego, te lo spiego. Aspetta. Nella mia pagina Instagram io mi chiamo Taumel Music. Il problema è che c'è Ok, sì, vabbè, praticamente questo. questo mio amico che praticamente mi ha invertito i due cosi e sono diventato Maumiel Music. E tra E quindi l'altro. sei sempre tu che scrivi tipo nella live, No, eccetera, no, 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 eccetera. no, no, quello è il mio amico che si è chiamato Maumiel Ah, Tusic, che va per i ok. fatti suoi. Ah, vabbè, allora sì, lo sapevo. Pensavo ci fossi tu dietro. No, assolutamente. Mi piace Gianmaria che manda messaggi intimidatori tipo a cosa? A Scurio per dirgli di entrare. Quando fai letteralmente così schifo che devi minacciare i tuoi fan, i membri del tuo stesso collettivo per avere qualche spettatore. Anzi, ora glielo dico al buon Maumiel Tusic di entrare. Che c'è il suo artista preferito, vai, vai, vai. Ma tu non l'hai. Aspetta, Maumiel Tusic è quello che. È quello che ti reposta sempre le canzoni nelle storie. Oddio, veramente? Sì. Ma io non lo seguo, lui non segue me, io non No, seguo no, lui. allora no, lui ti segue. Lui su Instagram si chiama Antonius Black. Ah, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Non mi ricordo se lo seguo, un attimo solo, Ok, eh. Mezz'ora per cambiare il c'è di profilo. nuovo la ragazza di Tiziano, penso. Sì, vedo due spettatori, uno è Interior Sì, Mode. sì, 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 sì. Perfetto, si Sì, sente c'è lui. bene? Sì, c'è lei, c'è lei. C'è lui. Si sente bene? Eventualmente se ci dovessero essere problemi, scrivi un messaggio in chat che così almeno ci raccapezziamo tutti quanti. Ok, apro un attimo Twitch, vediamo. No, adesso sta andando tutto bene. Casseggiamo ancora giusto 2 minuti, intanto che aspettiamo che arrivi Ok, sì, Omar. si vede tutto che è Intanto che perfetto. aspettiamo che Io arrivi sento perfetto. Omar. Ok, perfetto. Adesso scriverò un messaggio in chat nelle storie di WhatsApp, di Instagram, tipo piangendo dicendo per l'amor di Dio entrate perché non c'è nessuno, ci sentiamo molto soli e abbandonati. Sì. Però col tuo account personale. Assolutamente. Vai. Io sento perfettamente. Evviva! Evviva. Evviva! Grandissimi, cazzo. E dai, sono arrivato un pochino di persone. Salutiamo Scurio, salutiamo Mortavivente. Buonasera, intanto. Come si scrive Antonius Black? ANTH. Di Ah, greco ok. WQK. Non me lo dà. Ha Come non smesso di so. seguirmi. Come? Aspetta. No, non c'è. Neanche tra. Cazzarola. Ora lo minaccio un attimo, ora lo minaccio. Niente, non c'è. Ora Non lo me lo trova minaccio. neanche tra i ricercati. Ricercati. Tra i ricercati. Mamma mia. Aspetta che qua sto avendo tipo dei problemi. Ora dovrei essere. No, non ci sono. Ma voi vi ricordate? Voi non so se abbiate visto la live precedente, che cosa è stato. Ho detto, dai raga, ho scritto un messaggio sul gruppo, dai raga, entrate in live che non c'è letteralmente nessuno. Arriva Tulecaio, dice, va bene, sto entrando, e si presenta su Discord. È stata una delle esperienze più belle della mia vita. Infatti, appena è entrato lui, ho detto: ma che sta camminando questo? Cioè, dal nulla proprio. Ma il bello è che io Ma gli avevo. aspetta. Ma il bello è che io poi gli ho scritto. Ti avevo detto di entrare in live su Twitch, non di entrare su Discord.
Ma io allora ammetto mea culpa, ero impegnato, non l'ho potuta seguire. Appunto, sono entrato giusto un Scusa. secondo. Sono entrato un secondo per dare la visualizzazione e dare una mano con Twitch per il discorso da raggiungere sempre le visual per la provo. L'ho provato. Però me la sono persa, cioè, a una certa è proprio apparso in diretta. Sì, sì. Sì, in diretta. A una certa ha fatto pure così, tipo, a sua madre, qualcuno che stava vicino là. Io Ah. tipo, ma perché? Che cosa significa sta cosa qua? Che cos'è? Ho adorato, è stato bellissimo. Ah, Tipo, vabbè. che Mauro sicuro non se l'aspettava. No, ma io infatti ho fatto veramente, se tu ti soffermi a guardare la mia espressione, è una cosa bellissima. Sì, infatti. Non potevo neanche tagliare quella parte là, perché era praticamente tutta la parte della live dove stava parlando Leonard. Tipo, se tagliavo quello, cioè, entrata, tipo capitolo 2, entrata di Marco in live. Mamma mia, mi viene da piangere. Va Dai, bene, dai. cominciamo. Cominciamo Sì, con le domande, vai. assolutamente. Allora, Allora. intanto aspettate, facciamo un minimo di presentazione. Vai. Allora, Quando è che smetti di fare musica? Vai, vai. intanto buonasera a tutti, amici della live. Siamo qui stasera in compagnia di Interior Morse, finalmente, che ha deciso di ritornare. Un applauso a Interior Morse, veramente. Ok. E con il buon, ottimo, bellissimo, amabilissimo, nonché scopabilissimo, Mar Lugubre. Buonasera, Sentite proprio ma buonasera. com'è musicale il nome Mar Lugubre. Sentite. Ora mi aspetto dei messaggi della mia ragazza in chat, sicuro. No! Dei messaggi di minaccia, tipo di chiusura del clour, eccetera, eccetera. Ok, andiamo tutti No, ma fuori. allora, lo scopriamo solo noi del clour, fuori no, assolutamente. Giù, no, scherzo, basta, sto peggiorando la No, non vi situazione. sticate il meme. Aiuto. Ok, Basta, basta. allora, Allora. seriamente parlando, Mar Lugubre è Allora. una delle realtà più affermate del clour, uno dei veterani, se così lo possiamo chiamare, del clour. Un personaggio sicuramente importante all'interno dell'underground, che è riuscito comunque a costruirsi un discreto seguito, diciamo, lungo tutto il periodo durante il quale ha fatto musica. All'attivo, se ho ben capito, hai il tuo progetto personale, che è appunto Mar Lugubre. Avevi gli Imperpetuum, che poi E sono ho sciolto caduti. personalmente perché purtroppo non era proprio, non era cosa assolutamente. E gli Abyss Noir, che abbiamo già intervistato. Che ancora esistono. Perfetto. Allora, direi che possiamo a questo punto partire con le domande prima di far sentire il pezzo. Però di fatto, prima domanda ovvia, il progetto più attivo di fatto Mar Lugubre, cioè anche Assolutamente. gli Abyss Noir per ora sono fermi da un annetto, correggimi se sbaglio, invece Allora, gli io Abyss come Mar Noir sono Lugubre. fermi dal 22 di aprile, se non sbaglio, da quando abbiamo pubblicato appunto l'EP. Basta, non abbiamo pubblicato un cazzo. Cioè, avevamo 22 in d'aprile dell'anno mente... scorso, però. Come? 22 d'aprile dell'anno scorso, però. Sì, dell'anno scorso, 2020, in piena pandemia, ancora mi ricordo, ci siamo proprio dati da fare. Ma torneranno comunque gli Abyss Noir. Sicuramente sì, sicuramente. Io diciamo che... Onestamente, avevo pensato proprio di non avere più gruppi, lo dico sinceramente, perché come posso dire, è un impegno in più che ti prendi. E siccome so che comunque le cose da solo riesco a farle, non me ne vogliono appunto gli Abyss Noir se stanno guardando questa live, ho pensato quasi quasi lascio tutti i gruppi e me ne vado, cioè faccio quello che cazzo voglio fare. Però ho pensato allo stesso tempo che ci tengo molto di più agli Abyss Noir. Ci tenevo molto di più perché comunque mi hanno aiutato a crescere. C'è il batterista, appunto Fabio, che avete intervistato, mi ha aiutato a crescere tantissimo sotto il punto di vista, che ne so, di mixing, mastering, creativo anche, eccetera, eccetera. Quindi mi sembrava un peccato. E poi, vabbè, ovviamente anche tutti gli altri che hanno dato una mano appunto al gruppo, non avevo intenzione di lasciarli da solo. Poi le idee ci sono. Stiamo
stiamo appunto facendo qualche brano, stiamo pubblicando, no, pubblicando no, però vorremmo pubblicare un brano al più presto, quindi State insomma. cucinando. Diciamo che, sai, un gruppo è sicuramente, come dici te, un impegno perché comunque non hai solo i tuoi tempi, ma devi comunque Esatto. rispettare i tempi di più persone, Esatto. giustamente non puoi farti aspettare. E probabilmente i gruppi sono anche meno forse personali, nel senso che in un gruppo. Esatto, devi condividere le idee di tutti gli altri, ecco. Dall'altra parte, però, questo è anche, tra virgolette, il vantaggio del gruppo allo stesso tempo, nel senso che obiettivamente una persona da sola difficilmente sa suonare in maniera egregia, basso, chitarra, batteria, tutto alla stessa maniera. Invece magari avere a che fare con musicisti di alto livello nel loro campo di interesse, diciamo, può permetterti poi di ottenere risultati migliori. Questo è uno dei vantaggi del gruppo, probabilmente, però, come dici te, è sicuramente un impegno. Esatto. Diciamo che comunque ovviamente io la roba del gruppo la vedo come una cosa, non dico in più, però ho capito negli anni, con tutte le esperienze che ho avuto, ho capito che comunque se riesco a fare le cose da solo non ho bisogno, ecco. Ovviamente magari chiedo una mano al batterista, chiedo una mano a questo, chiedo una mano a quell'altro. Però le idee che pubblico io, magari possono essere cestinate dal gruppo e posso pubblicarle per cazzi miei, diciamo, ecco. Ecco, Quindi appunto, ecco perché proprio a per me proposito di questo. sarebbe. No, 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 vai, continua, finisci. No, finito, finito. Per me questo, ecco, è l'ideale, ecco perché mi concentro molto di più per Marlon Gubre che per gli Abyss Noir, ma non me ne vogliono assolutamente gli Abyss Noir, anzi, io sono molto affezionato a loro. Passato tantissime cose belle con loro, videochiamate, eccetera, eccetera, quindi sono straaffezionato, ecco. Ecco, proprio a proposito di questo, di aiuti esterni, tra virgolette, che ricevi anche nell'elaborazione delle tue tracce solitamente, ti volevo chiedere, con gli In Perpetuum avete rilasciato un EP? Sì, Correggimi se sbaglio. Una sola no. Una canzone, canzone solo una solo, canzone solo, un un singolo, una canzone. singolo, perfetto, che è In a Path of Candles, Esatto. di cui tu hai deciso comunque di appropriartene, tra virgolette, e di ripubblicarla sotto Marlugubre, giusto? Esatto, sì. Proprio a proposito di questo, ti volevo chiedere, c'è materialmente qualcuno che ti sta aiutando per l'appunto Sì. nella Allora. ricomposizione, nella ripubblicazione di In a Path of Candles sotto Marlugubre? Per la ripubblicazione, allora io vorrei dire una cosa, che sto pensando di fare un EP chiamato appunto In a Path of Candles. Voi magari lo sapete, però chi mi guarda non lo sa, ecco. E chiamarlo, intitolarlo proprio In a Path of Candles, perché ritengo quel brano un capolavoro. Personalmente per me è un ottimo brano che deve avere più visibilità. Che magari non ha avuto con l'In Perpetuum, mi auguro che abbia più visibilità con Marlugubre e che appunto i membri che mi hanno aiutato a pubblicare, a scrivere questo brano, mi abbiano appunto i giusti crediti, perché ovviamente darò i crediti a tutti quelli che mi hanno aiutato, ovvero chitarrista, cantante, eccetera, eccetera. E sì, lo sto ripubblicando, lo vorrei ripubblicare, già registrato, e mi sta dando una mano il batterista degli Abyss Noir. Quindi Fabio ha già registrato personalmente, anzi mi ha fatto la cortesia di registrare la traccia di batteria, proprio batteria, quindi non MIDI, eccetera, eccetera. E presto, insomma, uscirà insieme a tutto lo split, sì, lo split, insieme a tutto l'EP. Ma adesso a questo punto mi viene spontanea anche una domanda, perché siamo partiti velocissimi, senza però tenere in considerazione, cioè siamo partiti dando praticamente per scontato il fatto che tutti conoscano già, diciamo, la tua identità. Invece no, Esatto. torniamo un attimo indietro, allora, domanda di rito. Chi è Marlugubre? Parlaci a grandi linee del tuo progetto, di cui abbiamo già parlato ampiamente su Instagram, Facebook, eccetera, come al solito. Ok. Solita cosa che diciamo sempre, andate a seguire su tutti i social per essere sempre informati, però dacci qualche spiegazione e soprattutto vado più nello specifico e ti chiedo che cosa vuol, cioè,
Cosa si nasconde dietro proprio al nome Mardugubre? Perché ancora non me l'hai spiegata Ok. questa cosa. Se vuoi Ma devo dire approfondire, anche, posso dire anche il mio nome? Non lo so, o lo devo tenere segreto? Cioè, come non vuoi, so se ne vale la pena. come Scelta tua personale, puoi decidere di non dirlo come di dirla, è una tua scelta. Vabbè, allora, comunque, partiamo dall'inizio. Allora, il mio nome è ovviamente Marlugubre, dietro il nome Marlugubre, il nome d'autore, diciamo, si cela il nome Tiziano. Mi faccio chiamare Tiz, ovviamente, da amici più stretti. E praticamente questo progetto nasce nel dicembre, il 22, se non sbaglio, dicembre 2018, se non sbaglio, con l'intenzione appunto di pubblicare tutti i brani che io avevo già pubblicato. Cioè che avevo già scritto tutti i brani acustici, strumentali, ambient, eccetera, eccetera, di pubblicarli e appunto dare aria a questi brani, perché ne ho veramente tanti. E niente, il nome Mar Lugubre è come posso dire, sono due parole, ecco, non mi viene il termine giusto per definire questa roba, però sono due parole, ovvero mare e lugubre. È mare perché comunque, essendo di Taranto c'è il mare, Puglia, eccetera, eccetera, però non è proprio per quello. Diciamo che a me piace mo molto l'atmosfera marina, il sound del mare, il fatto di pensare appunto al mare come una sorta di relax. Ecco, io non vado a mare, onestamente non vado a mare, però mi piace molto il mare sotto questo punto di vista, non so se mi spiego. E lugubre, anche un po' definito la musica che faccio, che la definisco appunto oscura, malinconica, lugubre. Sono queste le due, insomma, le principali motivazioni che spiegano il nome, ecco. Poi ovviamente, diciamo che ho avuto tanti, tanti dubbi riguardo questo nome, tantissimi dubbi, però poi mi sono convinto fino alla fine. Mi sono convinto, insomma, e ho deciso appunto di utilizzare questo, anche perché il logo che feci, lo ricordo che mi piacque veramente un botto, cioè appena feci il logo decisi che questo doveva essere il nome, questo doveva essere il logo. Ah, perché il logo l'hai disegnato tu addirittura? No, 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 non l'ho disegnato io, magari, cioè, nel senso, io ho preso il font, ho preso l'immagine, l'ho stilizzato un po', eccetera, eccetera, ma non cioè, che ne so, con la tavoletta grafica, eccetera, eccetera. Ho preso proprio l'immagine, un'immagine che mi è capitata e basta, insomma. Insomma, Chiaro. E altri possibili l'uccellino. infatti, altri possibili nomi per quanto riguarda il tuo progetto, quali sarebbero potuti essere? Io sto Allora, inventando dietro tantissimo, allora, mi stai? mi stanno partendo i meme in testa con questa domanda, ma no, non diremo. Mauro probabilmente ha capito cosa sto pensando. Probabilmente ho capito anche io, però mi auguro che non vengano, insomma, esposti. Comunque, State buoni, chat, state state buoni, buoni. state buoni, state buoni. Omar, buono, 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 buonissimo. Ok, Allora, perfetto. comunque, torniamo sulla serietà un attimo. C'era un nome che mi era venuto in mente prima di Mar Lugubre, che era Mar d'Azzurra, quindi mare azzurro sarebbe. Però è stato subito cestinato perché non mi ispira, come cazzo si dice, non mi ispirava, ecco. Ora Quindi ho era preferito non. un po' neomelodico, se puoi, Sì, se infatti, possiamo. diciamo che non. Era un misto tra mare, appunto, e il nome dell'album di novembre, Dreams d'Azzurra, quindi ho detto no, basta, non mi piace, stop, chiudiamo il clour, eccetera, eccetera. No, vabbè, comunque. L'altro invece era Rovere. Poi ho scoperto che esiste un nome, un artista di uno youtuber che si chiama, cioè un progetto di uno youtuber che si chiama Rover. Quindi per Aspetta, quello ro non. non ho capito, rovere come la pianta, la roverella. Esatto, sì. Ok. Proprio così. Però ho detto no, no. Poi un giorno, niente, è successo che dovessi pensare a Mar Lugubre. E Vabbè, quindi è andato il progetto. è brutto quando vuoi dare un nome a qualche progetto e scopri che l'hanno già preso tipo 15 volte diverse. Ma è brutto, sì. Io per esempio avrei pensato che avessi voluto nominare, per esempio, che ne so, io ti seguo dai tempi in cui su Instagram ti chiamavi The Swarm of Locust, per dirti. Madonna, niente di meno. Sì.
No, aspetta, non mi ricordo, Sì, veramente. ti giuro. Niente di meno. Ma mi sa che una volta abbiamo parlato io e te, una volta sola. Più di una volta perché ti ho fatto i complimenti per la tua bellissima PRS SE Michael Modestamente. Arcaford Signature. E poi appunto da quando hai cominciato a farti chiamare pubblicamente Cobalt of March. Sì, vabbè, quello, sempre grazie ai novembre, sempre tutto grazie ai novembre. Iniziando Grandissima tra l'altro, ispirazione. che appunto parlando della tua evoluzione, perché tu giustamente prima hai detto hai iniziato con roba acustica, appunto la roba del tuo primissimo album era tutta acustica in effetti. Esatto, sì. Invece poi cioè, c'è stata proprio un'evoluzione abbastanza costante, nel senso che il primo album, allora, oddio, i primi lavori sono decisamente, a mio dire, più vicini tra loro rispetto a quest'ultimo, il suo Cubus Mind, cioè comunque mi sembrano molto più vicini i vecchi lavori, anche se cambiavano di genere, perché erano tutti molto più melodici, molto più tranquilli, forse. Però Sì, comunque sì. un'evoluzione si vede, cioè appunto iniziati in maniera acustica per poi passare più a un ambiente post-rock, con qualche influenza post-metal, anche se poi hai specificato che in realtà, per esempio, Remembrance, che per me il brano forse è uno dei primi brani, quindi c'è un po' un ritorno, però diciamo comunque si sentivano anche influenze un pochino più post-rock, e invece adesso Sì. cambi totalmente con appunto delle influenze prog-death. Tu addirittura hai segnato post-black tra le influenze per il tuo ultimo. Sì, ho segnato post-black perché, questo come cazzo lo so, come lo spiego adesso? Brano. Vabbè, no, non è per il brano, perché, allora, lo dico, sto lavorando un album che ha molte influenze post-black, stile Cazzo, Lantlos, cazzo, Alcest, non me lo puoi dire eccetera, così, eccetera. non me lo puoi dire così, non me lo puoi dire così. lo dico, lo dico. Sto Un album, lavorando a un oh album. no, un album tutto all'Harakiri for the Sky, Alcest, alla Succubus Anche Harakiri Mind. for the Sky, anche. Mamma mia, Lo stavo per dire. Tiziano ti vendo il culo. Allora, Tiziano per gli amici Karg. Arg. Sì, no, comunque, a parte tutto, sto lavorando a questo album post-black, post-rock, post-tutto. Niente, mi piace definirmi così, perché comunque ci saranno anche tracce più sullo stile degli Opeth, tipo appunto in Succubus Mind, e altre tracce più sullo stile tipo di Alcest, Lantlos, Lady Scree, Ma infatti si chi sente che vuole tu metterle. comunque in questo brano, in Succubus Mind, tocchi comunque delle frontiere che non avevi esplorato per bene. Sei andato praticamente dal dark ambient dell'inizio appunto al death metal svedese di tutta la prima parte per poi passare al post black, a tutta la parte che si ispira al post rock in acustico per poi ripassare appunto alla parte degli Opeth. Quindi cazzo, veramente buon lavoro, un bel lavoro, assolutamente. Grazie, grazie. Mi fa piacere, insomma, che sia piaciuto, anche se molti hanno avuto da ridire sulla batteria, purtroppo. Io purtroppo non, onestamente, lo dico sinceramente, non potevo farci niente, ma sono soddisfatto, insomma, del risultato, pienamente soddisfatto. Beh, comunque tu avevi anche detto che stavi lavorando ad una eventuale riregistrazione di Succubus Mind per Sì, de no, l'interno della della batteria, batteria. sorry. Ma per l'album, ovviamente per l'album completo, Sì, decisamente. vabbè, certo. Come io appunto registrerò anche The Sick as Fallen Paint Infinity in the Black Sky con un sound Bellissima migliore. quella. Grazie. Bellissima. La prima che hai pubblicato è veramente bella. Diciamo Grazie. che Non so se non per preferisco la qualcosa. prima o la seconda. Scusami, No, vai, vai. sì, io diciamo che preferisco sì, la prima, con tutto il rispetto, ma veramente molto bella. Rispetto a Desideras Fallen, eccetera, eccetera, io preferisco di gran lunga quella. No, io penso forse di aver preferito The Sick as Fallen, ma forse anche influenzato appunto dal discorso qualitativo relativo alla primissima. In The Vero. Sick as Fallen già si sentiva, ma non saprei, anche se ad ora, in questo momento, la mia preferita non è nessuna di queste due, non posso dire altro. Non vogliamo spoilerare niente. No spoiler, ma la mia preferita No sono spoiler. una Non di quelle due. si Cazzo. spoilerano. Me lo dici così? Che quella è la tua preferita.
quella che non ho ancora pubblicato e che non ho fatto uscire. Perché è bellissima e mi sta ancora venendo in mente il commento che ti ho fatto mentre ero in stazione quando me l'hai mandato, ma anche qua non ci soffermiamo oltre, no, è veramente bella quella, quindi aspettatevi tante belle cose anche da Mauro. Tiziano, adesso comunque te la rimando, ora che è Sì, completa, sì, sì. bene o male, ora te la rimando e poi voglio Vai, 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 comprare tranquillo, davvero. manda in privato se vuoi così. Allora, direi che a questo punto possiamo anche far sentire la traccia. Voi che ne dite, amici? Perfetto. Beh, io sì, direi di sì. Ma dopo la traccia che cosa? Cioè, magari sta. Dopo la traccia che cosa? Domande dalla chat ed eventualmente un commento, se ci viene qualcosa in mente, se ci vuoi dire qualcosa dopo che la facciamo sentire, perché dirlo adesso materialmente non servirebbe a Ah, nulla. ok, no, perché comunque la canzone dura praticamente quanto la live, un altro Sì, po'. infatti, Giusto proprio, per. sì, infatti, proprio per lasciarci, diciamo, questi ultimi momenti di live, perché comunque 15 minuti di canzone capisco che siano abbastanza Mamma mia. Sentite, tra l'altro, domanda così la sparo al momento, dato che ci rimane poco tempo, se abbiamo ancora un po' da parlare, ci possiamo dilungare appena di più rispetto al solito impegnativi. Sì, o assolutamente. cerchiamo di. No, assolutamente, abbiamo tempo fino alle 10, signori, abbiamo ancora 12 minuti. No, ben dico, nel caso non dovessimo riuscire entro le 10 a dire tutto, ce la facciamo ad allungare appena i tempi Sì, o meglio dai, che. sì, facciamo non troppo però perché poi avrei un altro impegno, però sì, poco dopo le 10 si può fare, non vi preoccupate. In caso di necessità. Va Adesso che bene, abbiamo ascoltato il brano, direi che ne possiamo parlare un pochino meglio, ecco, ci abbiamo dato un po' qualche intro, abbiamo detto sì, influenze death metal, però molto a grandi linee. Adesso che l'abbiamo ascoltato, che chi ci segue sa di cosa stiamo parlando, direi che possiamo parlarne meglio. Quindi inizia un po' a descrivere meglio a tutti quello che è un po', per esempio, la lore dell'opera, come potremmo dire, Esatto, da cosa hai il preso senso. ispirazione, da cosa ti è Allora, ho preso balenato in testa? ispirazione, lo dico proprio schietto, ho preso ispirazione da Still Life. Dal coso di, cioè da tutta la storia di Still Life. Diciamo che a me Still Life, anzi non diciamo, a me Still Life, tutto il concept che c'è dietro Still Life degli Opeth, ovviamente, a me fa impazzire, fa veramente impazzire. A me piace molto questa sorta di romanticismo un po' spinto, tra virgolette, un po' così tra tradimenti, eccetera, eccetera, perché appunto il brano parla di tradimenti, cioè una ragazza che viene tradita, una fanciulla, perché si parla di tempo fa, di molti anni fa, una fanciulla che viene tradita dal proprio marito, prima appunto del matrimonio, però lei decide di sposarlo lo stesso, e praticamente questo suo marito muore. Come posso dire? Non voglio svelare la causa perché fa parte di una cosa, però muore, così, però muore. Ah, quindi Esatto, aspetta, quindi in Succubus Mind è parte di un concept più ampio. sì. Tu mi vuoi È far parte morire. di. Tu mi vuoi morto. È parte di un concept più ampio. E ho deciso appunto di pubblicare questo brano perché era il più significativo dal punto di vista del testo e di tutto il brano, insomma, di tutta la parte compositiva, ecco. Secondo me, con questo, non per vantarmi, ma con questo brano io penso di aver raggiunto, insomma, livelli esagerati perché appunto ho growlato, ho fatto, che ne so, ho cantato in pulito, cosa che non avevo mai fatto. Appunto, Cioè, cosa che non avevo mai fatto. perché praticamente tutto ciò che hai pubblicato fino ad adesso, o almeno una grande fetta di tutto quello che hai pubblicato fino ad adesso, comunque è praticamente tutto quanto strumentale. Questo è per Carrion dalla chat. Beh, è tutto Assolutamente. strumentale quello che ha pubblicato per ora, correggimi, Sì. è il primo brano in cui appare No, Venice. aspetta, c'è Below the Bridges of Venice che è Infatti. Ah. particolarmente cantato. Cioè, non lo definisco, insomma, un pezzo che dice, vabbè, cazzo, minchia, che testo. Però no. Diciamo che sì, cioè, non è strumentale, però, insomma, poi.
quattro righe, contate proprio, ci sono. Però Assolutamente. diciamo che comunque questo è più elaborato. Cioè parla appunto, come dicevo, di questa fanciulla che viene tradita appunto dal marito. Questo ipotetico marito muore e quindi tecnicamente finisce appunto, perché essendo un peccato, finisce appunto nell'inferno, diciamo così, inferno, parlando proprio in parole povere. E niente, praticamente lei una notte si ricorda sempre di più appunto del suo marito e si ricorda appunto del fatto che lei voleva avere un figlio, desiderava un figlio con questo suo marito, ecco. E niente, praticamente da questo desiderio scende, è bruttissimo da dire, però scende il marito dal cielo sotto forma di Lucifero, detto proprio così, e la mette incinta. Boh, basta. Andrà a Questo finire è veramente male in questo concept album, io me lo sento, qua muoio, non so, detto io lo so. Comunque proprio in maniera più povera possibile, cioè l'ho spiegato in maniera più povera possibile perché ci sono delle cose che purtroppo non posso dire, ma quindi ci ho mancherebbe. provato a spiegarlo in maniera poverissima, in maniera proprio male, come posso dire, Sì, come farebbe uno del sud, quindi no, fregatene. vabbè, scherzo. Sì, vabbè. Anche se a me hai già spiegato privatamente che appunto, diciamo, non è da fraintendere questa cosa, nel senso, si parla No, di Lucifero, assolutamente. eccetera, però non è un testo. In realtà. Assolutamente, non è un testo satanico, non è un testo black metal, anche perché non faccio black metal. Quindi non ho assolutamente intenzione di far credere alle persone che questo sia un testo satanico, no, no. Quando appunto ci sarà a parlarne, magari le persone che diranno cazzo, questo è un testo satanico, si renderanno conto. Ma piuttosto Preferisco non. parlando, Sì. diciamo, dell'analogia che hai fatto con Still Life degli Opeth, tu questa traccia la paragoneresti più a un The Moor o a un Serenity Painted Death? Perché mi hanno, diciamo, mi ha dato in Succubus Mind queste vibes da entrambe le canzoni, praticamente. Cioè, una volta che mi hai spiegato la lore che c'è dietro, la rassembro di più ad una Serenity Painted Death, cioè quasi un testo conclusivo, catartico, se vogliamo, che appunto punta a dare Sì. determinate sensazioni, piuttosto che a un The Moor che effettivamente quell'introduttivo. Allora, c'è da dire che io mi sono ispirato a The Moor, cioè si può sentire tipo Sì, dalla no, assolutamente no, questo si c'è una sente. parte che ho pienamente ispirato a The Moor. Però per quanto riguarda, insomma, le parti un po' più melodiche, tipo la parte finale, possiamo dire, parlo dal punto di vista compositivo, ovviamente. Possiamo dire che mi sono ispirato anche a Serenity Painted Death, quindi per quanto riguarda questa cosa, sì, per quanto riguarda il testo, io la classificherei più come quest'ultima, appunto. Serenity Painted Death, perché sì, a parte che non mi ricordo adesso che numero è, però dovrebbe essere tipo la settima o la sesta, non mi ricordo. Allora, ho No, non mi ricordo. Still Life qui Non a voglio essere prima. poser, quindi non sparo. Ah, beh, grandissimo. Sesta, è la penultima. La penultima, White perfetto. Cluster, Combacia l'ultima. tutto, guarda, qua, casualmente combacia tutto con quello che sto facendo. Oh. Casualmente. A me non piccolo off topic, c'è una parte della canzone. Quando canti in pulito con la voce abbastanza tirata, che mi ricorda particolarmente, non so se è una scelta, cioè non so se è se ti sei veramente ispirato da questa band, a questa band, o se è un caso, ma mi ricorda particolarmente My Dying Bride. Ok. Non so se hai capito che punto. Lì ci sento un sacco quel tipo di influenza, un po' più sul gothic, è quella voce un Allora, po' tirata, lunga, così che mi ricorda molto loro. devo esserti sincero, no, non mi sono ispirato a loro. Non ci ho manco pensato ad ispirarmi a loro, anche perché sono un gruppo che non ascolto. Mi sono ispirato molto ai Morbid Angel, a God of Emptiness, Ma nelle parti più perché. cattive questo. Come? Ma nelle parti più cattive questo. No, no, nella parte finale, con quel vocione lì,
Tu intendi quella parte, giusto? Oppure intendi no, in generale? Sì, quella parte con la voce comunque impulito, abbastanza lunga, tirata. Non è proprio sul finale, è più o meno a metà canzone. Dici la sussurrata, praticamente. Quella sussurrata? No, c'è un punto della canzone dove c'è una voce che è molto tirata. Oh, così. È la parte finale. Eh sì, è la parte finale. Diciamo, mi sono ispirato proprio ai Morbid Angel. Contesto, cioè per quanto riguarda il testo, anche e per quanto riguarda quella voce lì. Insomma, perché insomma, quando vado in fissa con delle canzoni, in questo caso God of Emptiness, sono fatto così. Mi lascia prendere l'ispirazione. E siccome comunque la canzone era già stata composta, non avevo altre idee per quanto riguarda sullo stile di God of Emptiness o comunque sullo stile dei Morbid Angel, e ho deciso appunto di fare una cosa del genere, cioè di scrivere proprio un testo volgare, sì, però che non deve essere frainteso. Ecco. God of Emptiness è dell'ultimo dei Morbid Angel, se non ricordo male. No, God of Emptiness è di Covenant, del 92, se non sbaglio, del 93, quindi uno dei primi. Minchia, meno male, perché l'ultimo album fa un pochino schifo. Devo ammettere di non averli mai ascoltati tanto, neanche loro, come qualcuno mi ucciderà gli opere, perché in realtà sono tutte band che ho sempre sentito fuori, veramente fuori, pochino. Fuori, cacciamolo, fuori. Non lo dire mai più. Interior Morse, boss. Io può, no, scherzo. Sì, Interior Morse è l'admin del Plur. Sì, l'admin, come no? Dopo di me. Comunque, signori, abbiamo qualche domanda dalla chat? Forza, qualche domanda, dai. No, ma non è il momento dei meme, dai, per favore. Questa è una domanda, però, c'ha ragione, è una domanda. Alla fine si può rispondere, è una domanda. Sì, ci siamo sbagliati, in realtà, è Fiori. Fiori. Da solo lo dico, Fiori. Anzi, col braccio che potrebbe essere fraintendibile. No, allora io faccio così a questo punto. Sì, ma non dopo è una ho capito. Va bene. Però le persone oggi si sono sforzate. Cioè, siamo rimasti fissi su 4/5. Assurdo. Mazzo, non mi fa schifo, Marluco, per complimenti. Non ti preoccupare che poi di solito abbiamo sempre molte più visualizzazioni, molte, sempre numeri ridotti, ovviamente, ma qualche visualizzazione in più dalle post live, diciamo, la gente che si riguarda la live dopo, e abbiamo YouTube, quindi comunque grazie a Porta Vivente che è entrata a far parte del carcere, è diventata una detenuta. Questo è per lei, ovviamente, perché ovviamente è la mia ragazza, non so se si fosse capito. Raccomandato. Perché fai commuovere con le canzoni? E beh, la mia ragazza si è commossa, questo mi fa molto, molto piacere. Bello. Bellissimo. E vedete che effetto, vedete che effetto, guardate che effetto. E invece da un punto di vista più tecnico, e poi concludiamo che mi sa che penso che non ci sia più nient'altro da dire. Per quanto riguarda invece il punto di vista più tecnico, cioè come hai composto, come ti sei approcciato materialmente alla composizione, come hai imparato a growlare in così poco tempo anche. Come hai imparato a growlare? Dai, tizio, dici come hai imparato a growlare, dai, dici come hai imparato a growlare. Beh, praticamente un giorno ho deciso di provare a gridare, ho capito che non stavo facendo nel modo sbagliato, ho provato col diaframma e ci sono riuscito, comunque questo. Non lo dici mica che ti ha insegnato un pezzo di merda, vaffanculo. Scherzo, è stato lui ad insegnarmi, è stato Gianmaria, grande Interior Morse, la grande morte interiore. Ah, il famoso Gianmaria, quello che canta Scream, comunque. Esatto, è stato lui, è stato proprio lui. Solo che ancora non mi ha insegnato a screamare. Mi ricordo quel giorno che ho fatto tipo un audio da 10 minuti. Sì, da 10 minuti. Era tipo il giorno del... il 13 marzo 2021, mi ricordo. Tu hai un problema con le date, come cazzo fai a ricordare? Io non mi ricordo il mio compleanno. Me lo ricordo perché venne la mia ragazza a dormire e il giorno dopo era il mio compleanno, appunto. Ah, fai il... Cazzo, siamo tutti di marzo in live, che cosa bellissima. Questo, tutti dei pesciolini. Tutti dei pesciolini. Ci siamo io e Gianmaria, che tra l'altro siamo nati lo stesso giorno. Siamo due donne. Esatto. E già qui è tutto dire.
Omar dice Omar è anche lui di marzo, perfetto. Vai, Dai, perfetto. siamo tutti di Siamo tutti dei marzo. Cobalt of March, Marcio. Sì, alla esatto. fine. Siamo tutti The Swarm of Locust, lo sciame di Locust. Bene, Siamo tutti me. allora, ti stavo dicendo, invece per quanto riguarda gli strumenti e tutto quanto, come ti sei approcciato alla composizione? Allora, dico la verità. Io ho utilizzato una. Adesso questo è un discorso lungo, mi auguro di riuscire a tagliarlo un po', perché sennò esce una pappardella. Già mi imputtano di mio, quindi vabbè, comunque. Io ho utilizzato per questo brano, ho utilizzato un'accordatura che non avrei mai pensato di Sì, dover utilizzare, hai ovvero utilizzato il il si drop B. bemolle in Il drop, drop scusami, B. B, in drop B, però in drop B B. sceso di un semitono. Sì, quindi A diesis sarebbe Esatto, tecnicamente. o si bemolle. Perché? E io ho registrato tutto questo con la Okerfeld, con la PRS Okerfeld. E con Quella l'acciona troppo alta ti cazzo veniva di. male. Che è successo? Chi è entrato? Com'è? Con Entra, chi è l'acciona troppo entrato? alta ti veniva Oddio, è male. entrato il chiaro di luna. Aspetta, Assurdo! che bello! Mamma Com'è? mia! Cosa sta Aspetta, succedendo? grandivo! No, aspetta. Non poteva mancare! Grandissimo. Grandissimo! Grandissimo. Io verso di lui ho tantissima stima, veramente, Io perché è quello che più mi rappresenta nel Clour, veramente, cioè il Me 2, il Marlucco Pre 2, secondo me. Non c'è altro altro da dire. super plot twist perché non me l'aspettavo questo ingresso. È entrato Neige. Assolutamente. Abbiamo Neige in collegamento, attenzione. Neige in collegamento. Neige, due Gesù Cristo e una donna mancata che saresti tu, Gian Maria. Ma che mancata? Cioè, io sono una donna, sono una madre, Sono sono cristiana. allora. Collegato perché sto aspettando un mio amico un po' ritardatario, sono in macchina e niente, mi sono collegato, Vai, grande, ho visto grande, grande. la chat. Grande. Allora, Allora, stavi dicendo, tizio? Allora, stavi registrando dicevo, con la Okerfeld? sì, è stato registrato con la Okerfeld. Io mi ricordo che per registrare questo brano ho saltato pure delle lezioni che avevo, che mentre facevo un corso, insomma, mi venivano delle idee. Io dicevo, no, scusa, dicevo alla mia ragazza, avvisavo, perché lo facevamo insieme, avvisavo e dicevo, guarda, avvisa che sto facendo una roba, mancavo tipo 2 ore per registrare gli assoli, eccetera, eccetera. Sì, no, ma dove cazzo è andato? Io dico, scusate, ho avuto problemi di connessione. Oddio. Minchia, per due Invece ore. stavo pensando al successo. No, vabbè, Credibile, comunque. credibile quanto me quando mi saltavo contemporaneamente le ore di educazione fisica e di religione. Perché dicevo che avevo problemi di connessione. Bellissimo. Vabbè, educazione fisica. Era educazione fisica, giusto? Sì, educazione fisica e Vabbè, religione. capirai che vuoi fare in educazione fisica in DAD, che fai tipo Zumba, tipo, non lo so. Lasciamo stare. Questa è una lore che non riguarda il Flur, per Oddio, che sta cortesia. succedendo a Gian Maria? Adesso. Che succede, Gianmaria? Cosa ho Non state vedendo quello che sto vedendo io? fatto? No, cosa No. sta succedendo? Voi mi vedete normalmente, vero? Sì, noi ti Sì, vediamo io ti vedo normale. normale. Sei messo così per il Non ho. momento, stai dicendo il Padre Nostro. Sto vedendo Gian Maria fare tipo, che ne so, Ma Gian Maria è cantare fermo. con. Ma è fermo. È un problema tipo del mio computer, forse? Tiziano, devi No. smetterla con le droghe, te l'abbiamo già detto diverse volte. Il club No, non posso supporta. giurare, faccio lo screen. Ho Ragazzi, fatto lo screen. ma oggettivamente quanto sarebbe bello fare le YouTube poop del Clur. Voi vi immaginate? Madonna Prego. santa, Cioè, Madonna dovremmo essere. santa. Cioè, già non ci prendiamo sul serio da soli, cioè, facciamo tutti depressi, atmosferic, black metal. Cazzo, le YouTube poop no, per favore. Cioè, morirei da ridere, però cerchiamo di prenderci un minimo sul serio. Già non ci facciamo prendere sul serio per niente dalle persone che entrano. Già partiamo con i meme, tipo, vabbè, lasciamo stare, va. Mamma mia! Evitiamo proprio di. No, Collins, se ci stai vedendo, non farsi aiuto tutti, però. Magari, ma magari sì, no. Comunque, non so se posso continuare a parlare. Mi Prego, avete prego. rubato il posto. Sì, non ti preoccupare. Basta. No, vabbè, Vai, vai. scherzo. Vai,
Allora, dicevo, mi sono dimenticato, dove ero arrivato? Non mi ricordo. Ah, sì, al coso del corso. Infatti la mia ragazza scrive che è corso di merda, ma questi sono off topic, evitiamo di parlarne. Comunque. Aspetta, piccolo off topic. Era quel corso in video lezione di cui una volta ci hai mandato praticamente una fotografia che eri messo depressissimo sul divano? Esatto, Mamma esatto. mia. Che ricordi. Diciamo che è stato veramente brutto, Vabbè, però dai. mi ha aiutato, insomma, cioè a volte mi è capitato, appunto, come ho detto, di avere ispirazione per quanto riguarda alcuni brani, ecco. E beh, l'ispirazione, come dici te, può avvenire in qualsiasi In momento. Io qualsiasi momento, assolutamente. ho il telefono che è pieno di note, Madonna, non me lo dire. mentre fischio o canticchio, perché magari, che ne so, sono alla fermata dell'autobus e mi viene in mente È qualcosa. vero, è vero. Fatto, Ma raga, mi ci pure a ritrovo me. tantissimo. Mi ci ritrovo Cioè, tantissimo. infatti, cioè, una cosa assurda. Aspetta, cos'è che ha detto al chiaro di luna? Non ho capito. No, dico, chiamami Leonardo, tranquillo. Ah, Leonardo, ok, perfetto. dico, mi ci ritrovo tantissimo perché anch'io ho il cellulare pieno di note, cioè di note musicali, nel senso di registrazioni, che poi da cui io prendo spunto. Perché l'ispirazione può arrivare anche mentre sei in macchina e stai guidando, cioè, nel senso, Esatto, ovunque. io invece giro Probabilmente con. ti vai pure a chiantare per registrare che ne so, una parte Sì, magari che ti esatto. viene in mente, ti vai a schiantare proprio apposta perché non mi interessa, io devo registrare questa parte, tipo, ti viene da fischiettare qualcosa, Io invece però vabbè. giro con il mio fantastico taccuino con tutti i testi scritti, copertine, c'ho la qualsiasi qua dentro, veramente lasciamo stare. E niente, signori, direi che a questo punto anche Omar dice anche io registro quello che canticchio col telefono, scrivo le note sul cellulare, scrivo su fogli di carta, scrivo sul PC. Alla fin fine è Scrive soltanto una questione di dappertutto. mezzi, esatto. Sui muri, Lui proprio sul scrive sopra tetto. il PC. E sopra, proprio con il pennarello. Avvenimento bellissimo, vi racconto questo e poi chiudiamo in bellezza. Abbiamo la LIM in classe e abbiamo anche la lavagna, quella che si usa col pennarello. Entra molto tranquillamente la nostra professoressa di biologia e comincia a scrivere sul pennarello con la LIM, cioè col pennarello sulla LIM. Cosa? Perché tanto il colore Non è ci uguale, il credo. colore era uguale e lei si è confusa. A un certo punto ha detto: "Ma la lavagna col pennarello non era dall'altra. Oh cazzo, l'ho scritto sulla Oh LIM." mio Dio, oh mio Dio. Invece, no, beh, no, perché sto dicendo, no, cosa volevo dire? No, niente, non mi ricordo cosa volevo dire, no, niente, niente, non è Perfetto, vero, grande, non è vero, non è vero, bravissimo, volevo dire qualcosa, mi bravissimo. sono dimenticato, purtroppo. Grande. Va bene, signori, con il buon interior Morse che si dimentica le cose, con Au clair de lune che è entrato praticamente adesso Così per a salutare, a sorpresa, una sorpresa sorpresa, inaspettata. con il buon Marlugubre che ci ha degnato della sua presenza stasera, e con Taumiel, che è sempre Taumiel, direi che possiamo concludere la diretta di stasera. Ricordatevi che potete ascoltare questo pezzo insieme a tutta la sua produzione sulla sua Su pagina Spotify, Spotify, dappertutto. eccetera. Potete già trovarla Dappertutto. sul nostro canale YouTube e a breve la troverete anche sul nostro Spotify del collettivo. Vi invito Purtroppo tutti, stiamo che non lo avendo sapete. dei problemi con. Purtroppo c'è stato qualche problema, sarebbe dovuto uscire questa sera, non importa, uscirà comunque brevissimo, entro questa settimana. Intanto correte tutti a seguire il profilo Spotify del Clure. Va bene, signori, Assolutamente. dal carcere è tutto. Ci rivediamo mercoledì prossimo. Una buona serata a tutti. Ciao.